Giorgio De Matteis, candidato sindaco, con il suo progetto L'Aquila Città Aperta avete aggregato diverse forze civiche e anche partiti strutturati a livello locale e nazionale come l'UDC, un amore che si rinnova ed è anche un test per quanto riguarda il panorama nazionale. Credo proprio di sì. Ciò che sta accadendo all'Aquila avrà sicuramente un riflesso anche a livello nazionale, d'altra parte l'UDC stessa per bocca del presidente Casini ha già anticipato che si è ben oltre ormai la fase storica dell'UDC stessa per andare verso forme politiche nuove. All'Aquila noi abbiamo anticipato in maniera netta ed evidente questo processo che ormai si sta sviluppando in tutta Italia. Sappiamo perfettamente di essere, come dire, un po' gli antesignani di una nuova politica, abbiamo rotto lo schematismo classico della politica italiana, l'appartenenza classica alle coalizioni e a questo bipolarismo che ormai è fuori dal tempo, d'altra parte c'è un governo che è assolutamente fuori da ogni schema, anche in questa città conta molto più ciò che si vuole fare e come lo si vuole fare rispetto al problema che abbiamo rispetto a chi appartiene ad un partito o come si appartiene a un partito, e credo che questa sia la novità vera e anche la serenità con cui e la forza e la determinazione con cui affrontiamo con le nostre forze tutte moderate questo tema testimonia che effettivamente ciò che noi diciamo è una realtà vera. E poi aver portato a casa un risultato che è quello di avere 7 liste, quindi è la coalizione con il maggior numero delle liste, conferma la bontà delle scelte che abbiamo fatto. D'altra parte noi siamo per una svolta, per una discontinuità che però proceda rapidamente nella soluzione dei problemi. Non condividiamo naturalmente questa città provvisoria, temporanea, confusa, che nasce a caso. Noi vogliamo che una città nasca con una precisa strategia, con un piano di ricostruzione vero e non fittizio, che è stato peraltro bocciato come sappiamo, una città che possa velocizzare i tempi di ricostruzione delle case più danneggiate, le case E, una riorganizzazione di un comune che è possibile, è reale, basta motivare e basta dare una organizzazione degli indirizzi chiari all'interno del comune, ciò che ad oggi non è accaduto, quindi in realtà sembra essere molto più complicato di quello che appare, però bisogna avere le idee chiare, purtroppo le idee chiare questa amministrazione non le ha avute, oggi chiede di poter continuare dopo aver compiuto degli errori, credo che l'errore più grande sia quello di dare ancora fiducia a questa amministrazione che ha clamorosamente fallito. Morena Pasqualone, coordinatore provinciale dell'UDC, lei prima ha parlato di lista completa, questa lista dell'UDC che sostiene Giorgio De Matteis nella candidatura al sindaco. Sì, una lista completa, perfettamente completa, inteso per completezza la presenza di amministratori di ieri e di oggi, ma anche di figure professionali note in città, comunque di 32 persone, 32 cittadini, 32 professionisti e non che si spendono e si vogliono spendere per la città, per la rinascita della nostra città. Adriano Perrotti, consigliere comunale uscente, eletto nelle file di Forza Italia, oggi con l'UDC per Giorgio De Matteis, i motivi di questa scelta? I motivi di questa scelta sono legati a una scelta politica dell'ex partito a cui appartenevo che non mi è molto piaciuta e cui non mi ritrovo. Una scelta dovuta essenzialmente allo sbandieramento ai 420 delle primarie con conferenze stampa, comunicati stampa, addirittura delle primarie in cui veniva sancita una data per fare appunto proprio per fare queste primarie, un congresso che sanciva le primarie e poi queste primarie non sono state fatte, non si sa per chi, per come e perché. Ecco, un partito che non dà seguito all'indicazione del congresso è un partito che secondo me non è un partito e quindi io non mi ci ritrovo, non voglio essere né rappresentante né rappresentato da un partito del genere e quindi la scelta di partire con Giorgio, ma soprattutto perché io ho intenzione di portare avanti la fondazione Con Noi e Dopo, che è una fondazione che intende occuparsi dei problemi delle persone, dei genitori che hanno persone con disabilità a casa e che non sanno cosa potranno fare i loro figli quando i genitori stessi non ci saranno più. Quindi questa fondazione intende portare avanti e sostituirsi una volta che i genitori non ci saranno più a curare, a tenersi cura
di questi ragazzi. Verrà istituito un centro inizialmente diurno e poi un centro residenziale a Pagliare di Sassa, già finanziato dalla Protezione Civile, dalla Caritas e dalla Regione. Si trattava soltanto di costituire questa fondazione, che purtroppo però non è stata ancora costituita. Durante il terremoto sono state perse moltissime occasioni di donazioni che purtroppo non nessuno potrà più ridarci. Con Giorgio De Matteis abbiamo intenzione di fare questa fondazione, di costituirla e finalmente realizzare questo centro per le persone che hanno disabilità. E inoltre un altro motivo della mia candidatura è di portare avanti la figura del disability manager, che è una figura di raccordo tra le istituzioni e il mondo civile, che servirà appunto per portare avanti tutte le istanze che vengono dal mondo del sociale e portarle a conoscenza appunto delle istituzioni per poter in qualche maniera poi realizzarle.